Ciò che si temeva è accaduto. Nonostante richiami ed appelli anche da parte del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, alla fine il sistema riunito di apparecchiature all'ambulatorio di oculistica del distretto sanitario di base di Montesilvano, vecchio di oltre 20 anni, si è guastato, mandando l'intero ambulatorio con una media di circa 30 visite al giorno in tilt. Io ho fatto tantissime denunce in questi anni, l'ultima l'ho fatto 9 mesi fa chiedendo di cambiare riunito perché questo macchinario è del 2000, 23 anni ed è obsoleto, un sistema che va cambiato di norma dopo 5, 6, 7, 8 anni al massimo, voi immaginate che questo sistema è arrivato a 23 anni, quindi anche la tecnologia, gli aggiornamenti sono molto molto obsoleti ed è successo quello che purtroppo si prevedeva, che da 3-4 giorni si è sfasciato, è rotto l'autorefrattomero, che è un apparato importante e indispensabile del riunito, è proprio quell'apparato che serve a misurare la vista. Con l'autorefrattometro rotto, l'oculista non può più visitare le persone, svolgere con peculiarità e attenzione e puntualità le visite mediche, soprattutto ai bambini. E quindi un oculista che visita circa 26, 27, 28 persone al giorno adesso dovrà molto probabilmente interrompere tutte le visite. Io sto scrivendo per l'ennesima volta proprio questa mattina una nota molto forte, una diffida che andrà all'assessore regionale della sanità, andrà al direttore generale della ASL, ai direttori di dipartimento per chiedere immediatamente la sostituzione, ma di tutto il riunito, perché udite udite, dal 2020 non si trovano più i pezzi di ricambio, quindi questo autorefrattometro non può essere più riparato perché non ci sono i pezzi di ricambio, quindi va acquistato il sistema nuovo, ma dopo 23 anni si sarebbe già dovuto acquistare 10 anni fa, 15 anni fa, quindi si faccia subito, si faccia presto perché sono ferme adesso, si fermeranno le visite dell'ambulatorio di oculistica presso il distretto sanitario di base di Montesilvano. 3-4 anni fa arrivai qui per fare una visita ispettiva, a denunciare tutta una serie di anomalie e irregolarità e denunciai anche il riunito obsoleto, ecco, se mi avessero ascoltato 3-4 anni fa non saremmo arrivati a questo punto, ecco, si sprecano tanti soldi, si buttano soldi per cose che non servono, queste sono le cose indispensabili. Regione Abruzzo, la ASL di Pescara, ma Regione Abruzzo deve intervenire immediatamente, soprattutto a tutela della salute della nostra gente.